Oggi vi porto in Puglia con un grande classico, goloso, sono le bombette pugliesi. Quindi pochi ingredienti, capocollo, pancetta, caciocavallo, prezzemolo e aglio. La prima cosa che vado a fare è un trito di prezzemolo e aglio. Quindi prendo l'aglio, lo privo dell'anima, prendo anche delle foglie di prezzemolo e vado appunto a fare un trito fine. Recupero il tutto. A questo punto passiamo al capocollo, alla carne. Lo vado a battere sottilmente. Estendiamo per bene. Quindi andiamo a mettere la pancetta. Il caciocavallo. A questo punto vado a mettere un po' di pepe. Pizzico di sale e il trito che abbiamo preparato di prezzemolo e aglio. Ora iniziamo ad arrotolare, vado a chiudere leggermente i bordi in modo da formare delle proprie vere bombette e avvolgo. Ora possiamo scegliere se cuocerle separatamente, quindi una alla volta chiuse con uno stecchino, oppure anche tutte insieme. Ovviamente se le andiamo a cuocere insieme è opportuno andare a mettere due parti di congiunzione una contro l'altra. Due stecchini in legno, padella, olio extravergine. L'ideale sarebbe farle al barbecue. Inseriamo le bombette. Vado ad aggiungere sulla parte esterna un po' di sale e volendo ancora un po' di trito di prezzemolo e aglio. Giriamo, facciamo andare a fiamma media fino a una cottura perfetta, anche perché parliamo di maiale, quindi la carne deve essere cotta. Quindi tempo di ultimare la cottura e procedo con l'impiattamento. Le bombette sono pronte, ho messo sul piatto un po' di erbe aromatiche per andare a ricreare un po' l'effetto griglia. Andiamo a dargli un po' una sfiammata. Quindi non ci resta che prendere le bombette, ancora un po' di sale ed ecco qui, facili, gustose, un buon bicchiere di vino, una bella birra ghiacciata e alla prossima, buon appetito.